Giornata di Ferragosto, Matera, la sua provincia e soprattutto le spiagge ioniche si confermano tra le mete più gettonate per i turisti delle regioni limitrofe, ma non solo. Complice il bel tempo, numerosi visitatori che hanno scelto di trascorrere questa giornata di festa tra le bellezze e le peculiarità dell'area materana. Per questo motivo è stata rafforzata la macchina dei controlli urbani ed extraurbani da parte degli organi di polizia. Non si registrano disagi e interventi particolari, il traffico è intenso ma scorrevole. Giornata di Ferragosto anche a Matera e in provincia di Matera, la polizia stradale è impegnata ad assicurare le condizioni di sicurezza e legalità. Sì, anche oggi siamo impegnati per garantire il corretto flusso della circolazione verso le località di mare e abbiamo le pattuglie impegnate su tutti i quadranti con dei rinforzi nei quadranti dove è previsto un maggiore traffico. A proposito di questo, quali sono le strade maggiormente attenzionate? Le strade maggiormente attenzionate e maggiormente interessate dal flusso di traffico sono quelle in direzione mare. La Statale 7, abbiamo la strada Provinciale 3 che dalla Statale 7 porta verso il mare, logicamente la Basentana e soprattutto la 106 che è strada extraurbana principale, la Statale 106 che è strada extraurbana principale ed è interessata anche dal flusso di traffico proveniente dalla Puglia e dalla Calabria. Al momento qual è il bilancio del traffico? Grazie alle pattuglie che sono sul territorio, il traffico è intenso ma scorrevole, ci sono stati dei veicoli in panne sulla 106 ma sono stati prontamente soccorsi e rimossi dal nostro personale in servizio. La situazione è chiaramente sotto controllo? Per ora è attualmente sotto controllo, speriamo che continui così.